Le condizioni nella casa circondariale di Trieste sono migliorate rispetto a primavera, quando una delegazione triestina e goriziana di radicali italiani ha fatto la prima visita di quest'anno. Da oggi a mercoledì l'Italia è messa sotto esame delle Nazioni Unite sul tema del rispetto dei diritti umani, motivo per il quale il nostro paese è stato ammonito 2 anni fa dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Le condizioni al Coroneo sono dunque migliorate, ma il problema del sovraffollamento è minore rispetto alle altre carceri italiane. Attualmente ci sono 3 le donne e 30 gli uomini in più rispetto alla capienza della struttura. Il Coroneo affronta una cronica mancanza del personale di polizia penitenziaria, il che rende complicato lo svolgimento di molte attività trattamentali. Il 25% dei detenuti è ancora in attesa di una sentenza definitiva e al momento in provincia non esiste la possibilità di attendere il pronunciamento all'esterno, con l'uso ad esempio del braccialetto elettronico. Nonostante le osservazioni, i radicali hanno giudicato buoni i rapporti con la direzione e il personale. Positiva anche la valutazione sulla collaborazione del carcere con le istituzioni locali e il mondo dell'associazionismo.